Signor Cervo ha preso TikTok e l'ha distrutto. Hai voglia di giocare con lui? Azzi. Azzi. Fammi una bet. Fammi una bet. Non trollo mai. Non trollo mai. Finisco il signor Cervo senza mai morire. Frate, è impossibile, è difficilissimo. Non morì col cervo è difficilissimo. Io sì, io pensavo che... Cioè io non sapevo che ci fosse tutta sta roba intera. Io non sapevo che ci fosse tutta una lorra. Se volete sapere che cos'è, è un gioco dove un cervo vestito elegante... Un gioco creepy del cazzo, horror. A far troppo ridere, a me fa ridere onestamente. Piano, 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 piano. Allora, giochiamo con il signor Cervo. Vuoi giocare con il signor Cervo? Ovviamente, signori, giochiamo con il signor Cervo. Buona fortuna, mi dà quattro monete per iniziare. Scappa prima che il signor Cervo ti scopra se gli avessi detto di no, ma noi siamo dei bravi bambini. Non toccare mai le corna di signor Cervo. Queste me le devo ricordare, non entrare mai nella biblioteca. Vai nel bosco solo di giorno e segui il sentiero. Non svegliare mai il signor Cervo. Il signor Cervo detesta le persone maleducate. Se il signor Cervo ti regala un libro rosso, non aprirlo. Il carillon è pericoloso, non ascoltarlo mai. Allora, quindi, le corna. Non entrare mai in libreria, non andare dentro al bosco se non di giorno. Non sentire mai il carillon, non aprire e accettare un libro rosso. Non essere una persona comunque fastidiosa e non svegliare mai il signor Cervo. Sei nella tua stanza, il signor Cervo ti chiama, la cena è pronta. Non hai fame, ignori signor Cervo e rimani a letto. Un po' da persona fastidiosa, da persona maleducata. Arrivi in cucina e vedi una manciata di foglie e cortecce sul tuo piatto. Rifiuti, ma educatamente, potrebbe essere. Ti siedi a tavola, ringrazi il signor Cervo e mangi. Non è male. Azzi, si va subito con un po' di pepe, quella al centro. Non gli voglio, non, no, no, dovrei, secondo me questa è quella giusta. Voglio rischiarmela, ma non mi uccide. Vado con quella al centro. Signor Cervo è molto triste. Ma apprezza la tua gentilezza nel rifiutare, capito? Gli abbiamo fatto capire che comunque siamo persone che capiscono i sentimenti. Guarda qua, prende un coltello e usa le tue dita per fare il brodo. Che rischio. Dopo cena, signor Cervo ti ordina di andare a letto. Si chiude nella biblioteca. Vai a letto, in fondo è stata una giornata lunga. Potrebbe essere. È ancora troppo presto. Decidi di uscire a fare una passeggiata nel bosco? No. Il bosco solo di giorno. Vai in giro per la casa, vuoi esplorare mille stanze? No. Rischio biblioteca. Questa è la prima. Non succede niente. Se entravo in biblioteca, il signor Cervo mi sente. Entro in una stanza con un tappeto verde e mi chiudo dentro. Per questa volta sei salvo. Meglio, meglio così. Meglio così. Buongiorno, sei sveglio. Signor Cervo vuole andare a raccogliere funghi nel bosco. Bosco di giorno va bene. Non hai voglia di uscire. Dici al signor Cervo di andare da solo. Maleducato. Vai nel bosco e vedi una strana luce in lontananza. Ti allontani per un momento da signor Cervo. Mano che ti indica il no. No, 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 col cazzo. Accompagni signor Cervo nel bosco e lo aiuti a cercare funghi. La terza. È ovvia. Hai trovato un tartufo. Signor Cervo è molto orgoglioso di te. Ti regala un fazzoletto ricamato. Prima di preparare il pranzo, signor Cervo entra nella stanza delle scarpe per togliersi quelle sporche di fango. Va in camera tua e aspetti che il pranzo sia pronto. Potrebbe essere. Va in cucina e comincia a tagliare le verdure. Non vuoi sporcare, vai con il signor Cervo a cambiarti le scarpe. Merda. La stanza delle scarpe tecnicamente non fa nulla. È la biblioteca problematica. Io sì, vado a far compagnia al Cervo. Vado con la 3 di nuovo. Signor Cervo ne è molto felice. La stanza è quella con il tappeto verde. Se c'ero entrato prima nella... Oh merda, guarda. Porco Dio, sì. Che plot twist. Se prima io fossi entrato nella stanza verde perché mi volevo girare le stanze,
Ma avrebbe sgamato e mi ammazzavo. Ma porco Dio, non pensavo. Ma che cazzo è? Il libretto quello di... di Piccoli Brividi. No, oh, te prego, fa finire sta giornata. Il pranzo era delizioso. Signor Cervo ti chiede se vuoi andare con lui al negozio di antiquariato. Certo, non vedi l'ora di spendere le tue monete. Con saggezza, però. Non ne hai molta voglia. Sei stanco e prometti a Signor Cervo che ci andrai la prossima volta. Frate, mano che se tocca la testa, non ce vado. Le monete sono utili. Potrebbero ritornare utili, quindi non le voglio spendere. No, no. No, 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 vado con la seconda. Tanto sì, sono stanco e glielo prometto. Quindi non si dovrebbe arrabbiare, ci rimarrà al massimo male. Peccato, a Signor Cervo non ti è... non interessa e ti obbliga comunque a accompagnarlo. Sei legato al dito. Hai 4 monete, cosa vuoi comprare? Allora, mi compro... Cazzo, ragazzi. Il carillon questo potrebbe provare tipo a non far... Ah, frate! Ah, sì, sai che mi potrei fare? Mi potrei comprare questo perché magari tipo a una certa scoppia il carillon e devo sentire per forza la musica e mi posso sentire a cui mette questo. Però, frate, mi ha detto di usarle con saggezza, quindi, frate, mi compro... Giammo, non le devi spendere per forza. Lo so, lo so, lo so. Infatti mi compro, sai cosa? Solo i calzini. Sono un amante di calzini, lo sapete. Mi compro solo i calzini. Eppure un gran signor figlio di mignotta, che stronzo. Mi compro solo il calzino, mi compro. Ottima scelta. Signor Cervo ha deciso di comprare il carillon. Ti chiede di ascoltare con lui la musica. Rifiuto educatamente e lo ringrazio per l'offerta. Signor Cervo è dispiaciuto, ma tu sei salvo. Il carillon è molto pericoloso. Guarda, guarda, se scappavo, si tiltava Signor Cervo e mi prendeva i calzini. Meglio così. È quasi ora di cena, Signor Cervo sta facendo una zuppa, ma le sue corna si sporcano. Prendi un fazzoletto e lo pulisci, no! Mai toccare le corna di Signor Cervo! Lo vedo, ma non dico niente, dice a Signor Cervo che si è sporcato. La terza, che perché si dovrebbe tiltare? Gli dico a Signor Cervo che si è sporcato, anzi apprezzerà anche. Vedi, Signor Cervo ti ringrazia e si pulisce. Madonna, ma ragazzi, ma quanto sono lunghi. Signor Cervo è di buon umore e ti permette di fare ciò che vuoi mentre prepara la cena. E voglia di leggere? No, la biblioteca no, vado sulla seconda. È ancora luce e vai a fare un giro nel bosco. Ottima idea, il bosco è silenzioso e l'aria è dolce. Seguo il sentiero. Cazzo, porco Dio. E quindi se finisce qua. Finisce che sto andando nel bosco. Sto andando. Però c'è sta strana creatura. Se fa subito la parte 2. Parte 2 del Signor Cervo. Sei tornato, peggio per te. Signor Cervo vuole essere gentile e permetterti di rileggere le regole. Fai attenzione. Non toccare mai le corna. Vabbè, ormai le so, neanche la leggo. Nel bosco incontri una creatura. Vuole tutto quello che hai in tasca. 3 monete. Quante monete ti sono rimaste? Sei stato avido, la creatura ti trasforma in un albero e smetti di esistere. Una, la creatura prende la moneta e ti lascia andare con un avvertimento. Mentre se ne va lascia cadere per sbaglio un oggetto. Cazzo, poteva essere buona avercene una sola. Io ce n'ho 3. La creatura accetta le monete, puoi andare, ma prima... Noti che la creatura ha lasciato cadere qualcosa per terra. Ah, vedi? Cutrezzi. Lo noti? Una mappa del tesoro. È una strana mappa, non ti serve. La lasci lì e torni a casa, prendi la mappa, potrebbe servirti. Prendo la mappa. Scelta saggia, conservala con cura.
La cena è pronta, signor cervo ti accoglie con una zuppa fumante e ti chiede cosa hai fatto nel bosco. Sì, queste sono le peggiori. Gli racconti della creatura e gli mostri la mappa, no. No, potrebbe magari essere capito un nemico del signor cervo. Fai finta di non sentire e continui a mangiare la zuppa. Decidi di mentire, non vuoi che sappia della mappa. Frate, allora il problema è questo. Se gli racconto della creatura e gli mostro la mappa, potrebbe essere tiltante. Cioè, potrebbe... Allora, apprezza la sincerità, però, capito, perdo la mappa? Mi triggererebbe. Far finta di non sentire potrebbe... No, non cambia un cazzo, me lo richiede. Decido di mentire, sì, potrebbe essere quella arancione. Potrebbe essere... quella arancione. Però poi col senno del poi se mi becca la mappa... Ammazza. Frate, io vado con la 3. Io decido di mentire qua, la mappa è importante. Sì! Hai fatto bene, signor cervo ti crede e finisce con calma la sua zuppa. E vabbè, ma ragazzi, ho fatto prima, fino a prima sono stato il pischello più carino del mondo. Guarda se glielo dicevi. Male, signor cervo prende la mappa e la brucia, poi ti lancia la zuppa bollente in faccia, ti caccia via. Meglio così. È nuovamente ora di andare a dormire. Signor cervo ti prende da parte e ti regala questo. Guarda, my man, amo i libri. Oddio, non lo apro subito, ma potrei ringraziarlo e andare in stanza. Me lo tengo, perché se non lo accetta tilta. Io vado con la prima. Bisogna ragionare facile qui. Signor cervo è felice che il regalo ti sia piaciuto. Nessuno sa, lui non deve sapere che noi l'abbiamo aperto. Stasera tra signor cervo non è andato in biblioteca, ma si è addormentato. Decidi anche tu di andare a dormire. La curiosità la meglio ed esci dalla tua stanza per esplorare la casa. Tutte e due sbagliate, perché potresti rischiare di svegliarlo. È la prima. Ci provi ma è difficile. Vai a esplorare la casa. Niente. Comunque sono vivo, sono sveglio e mi faccio i cazzi miei. Sei fortunato, signor cervo dorme come un ghiro e non ti sente. Forse era meglio la seconda, perché se mo me sgama che sono andato a esplorare a casa potrebbe essere un problema. Che mi faceva? È furioso e ti trapassa con una delle sue corna. Porco Dio. Ok, questa è la è la casa del signor cervo. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Verde, arancione, viola, rosso, blu, giallo. Verde, arancione, viola, rosso, blu, giallo. V. Vav. RBG. Vav e RBG. Hai tempo solo per scegliere una stanza. Scegliala con cura. Aspetta. Troppi libri, sembra la biblioteca. Frate, vado... Qui potrebbe pensare che gli sto rubando del cibo. Vado nella 5. È la camera di signor cervo. Si sveglia e ti rompe la testa con un martello. Cioè, ragazzi, ce n'erano letteralmente due di camere. Le altre erano tutte mezze giuste. Mannaggia, cri. Paga le bette, paga che ho trollato. E rifalle. Ripartiamo da qui. Ma dai, ma come faceva a saperla sta cosa? Come faceva a sapere che era la stanza del signor cervo? Era a casa, a caso. Era la seconda quella giusta, quella della cucina, so tirtata. Sembra ah no, era la terza, sì. Entri nella stanza numero 3, il muro è pieno di fotografie e sono tutte della stessa persona. Mi aveva pure interessato. Mentre lo osservi percepisci qualcosa di familiare, ma non hai tempo di rifletterci, siamo palesemente il figlio di signor cervo. Senti un rumore in fondo al corridoio. Ti nascondi dietro una pianta e esci di corsa per tornare nella tua stanza.
Oddio, zio, qui ritrollo. Mi nascondo dietro una pianta. Se esco di corsa, magari mi besgama. Sì! Sì! Ottima idea, signor Cervo non mi vede. Sei stato visto. Signor Cervo decide di punirti strozzandoti con il suo cazzone gigante. Sei di nuovo nella tua stanza. Dai un'occhiata alla mappa. Ok. Sei di nuovo nella tua stanza. Dai un'occhiata alla mappa. Embe? Sei di nuovo nella tua stanza. Dai un'occhiata alla mappa. Ok, porco Dio. Quindi devo andare nella 5. Nella 4. Quella rossa è importante. Come sono una bambina. Vabbè, mi strozza comunque con il suo cazzo, ragazzi. È palesemente una creepypasta. Il mattino arriva in fretta. Quando ti svegli ti accorgi che il signor Cervo è uscito. No, aspetta un attimo, sì, la porta della biblioteca è aperta. Non si entra in biblioteca, la ignori e vai a fare colazione. Solo una sbirciatina. No. Perché sto tappeto è storto? Se questa è la stanza del signor Cervo e questa è la stanza de mia, c'è un passaggio segreto. C'è un passaggio segreto qui, zii. C'è un passaggio segreto qui dentro. Qua dietro. Vuoi vedere? Ah, sì, e che è la Bibbia? È la Bibbia. Ah, sì, io devo sbirciare. Devo sbirciare. Una sbirciatina te pare, dai, zii. Non è possibile. Missione annullata, non posso entrare, ragazzi, non riesco a sbirciare. Signor Cervo torna prima a casa e ti informa che ci saranno ospiti a cena. Puoi scegliere cosa metterti a patto che non gli faccia fare brutta figura. Oh mio Dio, che fastidio quando vedo gli outfit, sono tutti belli. Madonna, che bel che bello. Che bello! Sì, scelgo questo, è una hit. Questo qui, frate, per forza. Ottima scelta, il signor Cervo ti chiede di aiutarlo a scegliere cosa cucinare. Non ti interessa, va bene qualsiasi cosa. Uno stufato e la crostata di mele come dessert. Una zuppa, frate, guarda qui che ti faccio. Che se stava a mangiare il signor Cervo nell'episodio 2. Una zuppa, evidentemente le adora. Una zuppa di nuovo. Avete mangiato la zuppa ieri sera, la prossima volta presta più attenzione. Mamma. Il cibo è delizioso. Signor Volpe cerca di fare conversazione e chiede a signor Cervo come sta. Signor Cervo non risponde. Stai per richiamare la sua attenzione quando signora Pecora ti passa un bigliettino sotto al tavolo. Sono venuti a uccidere il signor Cervo. Sono sicuro. Mai fai domande personali al signor Cervo. Se lui non ti vede, non sta infrangendo le regole. Palesemente mi sta dicendo di andare in biblioteca. La cena è finita, è buio e signor Cervo decide di uscire a fare una passeggiata nel bosco. Merda, hai poco tempo, corri in biblioteca mentre lui è fuori, pulisci la cucina e i piatti, segui signor Cervo e gli ospiti nel bosco. Corro in biblioteca. La porta è spalancata, signor Cervo è ancora nel bosco. Madonna, stavo per andare nel bosco io, perché ho detto magari è un bait, non vogliono la biblioteca quanto il bosco di notte. Che ti dicono che non ci puoi andare. Sei andato nel bosco di notte. La creatura di ieri non è più così clemente e questa volta non ti lascia andare via. Vabbè, buono. La biblioteca è molto grande, ma non vuoi che lui ti scopra. Devo essere veloce. La scrivania, cosa ispeziono? La scrivania piena di scartoffie e potrebbe esserci qualcosa di interessante. I libri, gli scaffali, i libri. I libri tutta la vita, sì, palesemente i libri. Sono troppi, non c'è tempo, scegli qualcos'altro. Porco Dio!
Vabbè, ho sprecato un po' di tempo in realtà, però non è successo niente. E allora scelgo per forza di cose, cioè poi vado a prendere i fogli, ma in realtà non ci ho perso un cazzo. La luna è più luminosa quando siamo insieme, Amélie. Ti accorgi subito che la donna nella foto è la persona nella stanza delle fotografie. Continui a guardarti intorno, su cosa ti concentri? Soffitto, palesemente, sul soffitto, sì, c'è scritto qualcosa o c'è qualcosa di strano. Ci hai messo troppo. Signor Cervo è tornato. E ti ha folgorato. Sì, vabbè ragazzi, ma porco Dio. Si è messo troppo, signor Cervo è tornato e... No, per i fan della Lazio. Per i fan... Porco Dio, perché c'è stava una cosa storta sicuramente nel disegno. Cos'è che dovevo controllare? Le librerie. No, regà, ma perché ho letto velocemente. L'ho anche detto di controllare i libri. Poi mi hanno rimesso librerie e non mi sono subito focussato sul soffitto. Vabbè, toccava andare alle librerie. Che strano, quella al centro sembra un po' storta. Oh no, senti il rumore delle chiavi nella serratura. Prendi la foto e il biglietto e corri nella tua stanza. Già lo so, uomo carrozzina. No, meglio di basta, Detroit basta. Become Human, il signor Cervo. Sta zitto, zitto, notte zitto, uomo car... Grazie, grazie per i BT. Buonanotte, bellissimo. Prendi la foto e il biglietto e corri nella tua stanza. Lasci tutto come l'hai trovato. Signor Cervo va sempre in libreria, sì, in discoteca. Ci va ogni sera. Se gli levo una roba, soprattutto un disegno, tipo una foto magari dell'amata, lo se ne accorge. Vado con la seconda, lascio tutto come l'ho trovato. Meno male, vedi, porco Dio, sì, vengo lobotomizzato. Madonna, buongiornissimo. Ok, fatto bene, signor Cervo non se ne accorge. Signor Cervo è tornato. Vai a salutarlo e noti che è macchiato di rosso. Gli chiedi cos'è successo, fai finta di niente. Mai fare domande personali a signor Cervo. Faccio finta di niente. È una domanda personale, non avresti dovuto. Ora in mezzo al liquido rosso sui vestiti c'è anche il tuo. Molto bene, al signor Cervo non piacciono gli impiccioni. Noi infatti non ci facciamo i cazzi suoi, ma... È stata una giornata pesante, è ora di andare a dormire. Ma mentre percorri il corridoio noti qualcosa sul pavimento. Il signor Cervo è arrivato su TeamSpeak. È una chiave. Strano. Decidi di portarla a signor Cervo e andare a letto. Non l'avrei portata a signor Cervo, onestamente. Raccogli la chiave e la nascondi nella tua stanza. Prima o poi troverai ciò che apre. No! Perché è stata una giornata pesante. Se entro nella stanza di signor Cervo lo sveglio. La seconda. Sai troppo. Signor Cervo ti affoga infilandoti la testa dentro un secchio pieno di acqua. Mentre signor Cervo credi di aver perso la chiave nel bosco. Buonissimo. Abbiamo una chiave. È ottimo. Ah, chi se state a mannare pubblicità? Chi sta a mannare? Stai per addormentarti ma senti un rumore. C'è qualcuno fuori dalla finestra. Questo zio sai chi è? Questo frate. Vuoi vedere frate? Vuoi vedere? Ok, Mirko.